Dopo qualche anno ci rivediamo con Don Paolo, proprio nel momento del suo trasferimento a Siena. E allora volevo, insomma, la prima domanda che ti volevo fare, Don Paolo, è qual è il bilancio di questi 4 anni qui a Ostia? Ma sicuramente è un bilancio, vabbè, positivo, che per me, diciamo, lo dicevo proprio stasera a San Vincenzo, lì, durante la messa, io conoscevo Ostia così, non dico da bagnante, forse da ragazzino andava a Fattor Vaianica, ma perché così, Roma è una città che tu non finirai mai di conoscerla, neanche se vivessimo per 3 vite. E quindi per me Ostia era una località balneare. L'idroscalo non l'avevo solo sentito parlare dalla cronaca nera, ma non c'ero mai stato. E quindi per me la prima cosa è stato il conoscere questa realtà, quindi conoscere l'entroterra, Ostia Antica, il litorale e questo angolino dell'idroscalo e Nuova Ostia. Il bilancio in generale credo, sai, non è che uno se lo deve fare da solo il bilancio, insomma. Io ho Però cercato. personale, emotivo, quello lo puoi Ma emotivo fare. senz'altro, guardi, io sto ritrovando queste, soprattutto in queste ultime serate, in queste settimane, in tutte le parrocchie, qui a Ostia, ma non solo, una carica emotiva, affettiva, cioè veramente straordinaria. Adesso non voglio cadere così dalle nuvole, lo capisco. Cioè capisco che la gente mi vuole bene, questo è un segnale forte. E tanti mi dicono sì, però tu io ho fatto quello che potevo, non è che più che esserci, e d'altra parte ho detto questo, io non ho né poteri né possibilità né chissà cosa, l'unica cosa che posso fare è starci, è stare in mezzo, e quindi che è quello che ho sempre pensato anche nella vita pastorale quando ero parroco, forse qualcosa te lo dissi anche Eh nella precedente sì, abbiamo intervista, cioè fatto. per me è stata un'esperienza di grande continuità. Da parroco in particolare, poi certo c'è stata la parentesi del seminario, ma insomma, ho cercato di aiutare i miei confratelli a pensarsi in un'unica realtà, non nella realtà di tante parrocchiette autocefale e così, e chiuse in piccoli mondi, perché altrimenti non ce la facciamo. Questo è bellissimo, questa sinergia praticamente, no? Questo collegamento tra di voi, diciamo. E da cui nacque un pochino, quasi, potremmo dire quasi come frutto, un po' di questo sforzo, il percorso sulla legalità che, Sì. come ricorderai, abbiamo fatto l'anno scorso Sì, con sì, quei, un pochino, sì, quei grandi incontri fatti a Regina Pacis, che poi hanno preparato il Corpus Domini cittadino fatto presieduto dal Papa, la messa almeno presieduta dal Papa, e con quella la ricordavo domenica da Don Fabio, con quella memorabile adorazione eucaristica sulla spiaggia, dove c'erano questi due grandi, cioè la luna piena e l'Eucaristia lì quasi che si guardavano, che dialogavano, no? Così se vogliamo renderla in un'immagine poetica. E appunto questo Corpus Domini che ho proposto e hanno accettato che diventasse il primo di una serie di cammini del Corpus Domini che unificasse tutta la città. E di fatto sarà così anche quest'anno, insomma anche quest'anno in un'altra zona della città, il 22 giugno. E ci sarà il Corpus Domini tra San Nicola e Stella Maris, adesso non ricordo da quale delle due si parte, ma ovviamente presieduta dal mio successore, insomma, da chi prende, insomma, sta prendendo un po' il mio posto. Quindi, poi tanto, tanto altro è quello che riguarda la realtà sociale, su questo bisognerebbe continuare a lavorare molto, perché invece tutto il dialogo col territorio, tutto il lavoro insieme alla Caritas diocesana, la relazione col municipio, su questo ancora bisogna battere molto il ferro, Certo. però se si continua io penso che ci saranno dei bei risultati. Infatti siamo qui alla CIURMA, che è l'associazione socio-pedagogica, a fare proprio una festa per lei, tra Ah, virgolette. bella Beh, cosa. perché come dicevi, non per lei, per te, come dicevi, ti vogliamo bene. Questo sì, E questo. questa nuova avventura, come la vedi? A Siena. All'inizio mi sono detto, ma io che c'entro con quel mondo così lontano? No, lontano, per carità, sono 4 passi, anche ieri stavo lì, sono tornato il pomeriggio, non è questo. È che è un mondo che inizialmente così mi sembra, quel poco che lo conosco, anche lì lo conosco da turista, ho fatto anche un paio di esperienze, una con i giovani di 3 giorni sulle orme di Santa Caterina e una col Cardinal Martini, che ricordo ancora nel 99 con i giovani preti di Milano, e io ero da poco parroco,
ero parroco di Tor Vela Monaca, facemmo questa 3 giorni con Martini sui luoghi proprio di Santa Caterina Siena, con delle catechesi da lui proposte nelle varie chiese della città. E c'è un'attesa spasmodica, questo un po' mi preoccupa per certi versi, perché... Beh, la fama ti precede. No, non lo so se la fama o insomma, o la fame, qualcuno dovrebbe scherzare. No, nel senso che dove hai operato bene, per cui ti aspettano in maniera differente forse che qui. Credo ci sia un altro tipo di lavoro da fare, lì dovrà essere un lavoro anche più gestionale, perché... la diocesi ha tante proprietà che devono essere gestite nella maniera giusta, cioè dove il bene della Chiesa deve essere messo a servizio dei più poveri, non di beni o di speculazioni, per carità, per nessun motivo. Quindi darai la tua impronta anche lì. Questo io l'ho detto sempre, ho detto, quando mi hanno chiamato in seminario ho detto mi volete in seminario, però mi dispiace. E poi nel tempo si è capito che ero stato il padre spirituale un po' derazzato, cioè che facevo le cose, ho detto beh, se mi chiamate però io questo sono. E poi, questo vogliamo. No, certo, speriamo che lo vogliano anche i seminari, però questo no, lo so, sicuramente sarà così, perché già trovo, soprattutto nei preti, grande simpatia, accoglienza, ma anche nelle famiglie che ho avuto modo di contattare, insomma, così, ancora poche. Qualcuno mi dice, io ho l'amico lì, l'amico su, l'amico giù, eccetera. E in questa lettera che ho voluto scrivere il primo giorno alla diocesi, insomma, con alcune immagini, riferimenti a questa preziosità, cioè questo Duomo di Siena è proprio la bomboniera, nel senso puro della parola, cioè è un emblema di bellezza unica al mondo, come lo sono questi grandi tempi della cristianità, insomma, no? Dove si accorpano tutte le più grandi firme della storia, diciamo così, dal Medioevo in su, quindi, e credo che sia una cosa da valorizzare molto, ma voglio dire, non penso di non inventare nulla, sono ma cose ti intimorisce un po'? No, non tanto questo, certo, come anche questo lo dicevo scherzando di là a San Vincenzo, io ho iniziato la mia vita da prete, cioè sono cresciuto dove non c'era una chiesa, dove l'unica cosa che avevamo era una palestra, dove abbiamo fatto di tutto e dove io ho celebrato la mia prima messa, perché era quello il luogo dove siamo cresciuti e vissuti. E poi appunto mi sono ritrovato in mezzo alle baracche, adesso mi ritrovo questa cosa di una maestosità unica, che se uno immaginasse quanto può valere un duomo, cioè quanto può costare, non lo so. Per questo dico ti intimorisce, perché tu vorrai portare sempre la tua, la tua semplicità. C'è un'analogia che ho ritrovato. Quando arrivai a Tor Vela Monaca nel 97, io mi trovai, chiaramente un'altra cosa, un altro tipo di tempio, ma io mi trovai, quello voglio dire, quello antico, bizantino, senese, quello a Tor Vela Monaca, architettura contemporanea, ma mi trovai davanti, all'interno di un complesso, era una parrocchia, talmente mastodontico, talmente avveniristico, che sembrava un pugno nello stomaco per la povertà di quel luogo. E allora anche lì provai un disagio profondo, dico, ma come si fa a vivere in un posto che sembra la Torre d'Avorio, quando c'è gente che... io avevo famiglie che vivevano in 8 in un monolocale, ammassati uno sull'altro, eccetera, eccetera. E l'unica cosa, l'unico modo con cui superai quella fatica è, se questo bene c'è, è stato messo qui, allora deve essere sfruttato al 100%. È un po' come l'immagine che ho lasciato nella lettera che ho scritto il 6 maggio a Siena, quando ho paragonato un po' Siena, le sue bellezze, in particolare il Duomo, al nardo prezioso che la Maddalena con cui la Maddalena cosparge la testa e i piedi di Gesù. Cioè è un preziosissimo unguento, profumo, il cui valore però è dato, il senso di cosa è dato quando viene versato, cioè utilizzato per, fatto per quindi pensi altro. Di utilizzare in qualche maniera anche il Duomo? Penso proprio di sì. È vero che lì ci sono tanti vincoli, per carità, più che legittimi, certo. Che un bene di questo genere va tutelato, protetto, c'è il Museo del Duomo, c'è la sovrintendenza, c'è l'opera del Duomo che è una realtà, una fondazione che gestisce proprio, ovviamente. Certo. C'è un biglietto da pagare per entrare nel Duomo di Siena, è come un'ottantina di chiese in Italia. Dico purtroppo perché un po', almeno noi a Roma ci siamo salvati da questo. Mi dicono che è inevitabile perché purtroppo non si riesce a gestire quelle 1.500-2.000 persone di media al giorno che entrano nel Duomo di Siena
se non ci fosse un biglietto, quindi che ti garantisce tutti i servizi, guardianie, certo, polizie, riordine, eccetera, eccetera. Quindi io, per carità, non è che vado lì e cambio le cose di testa mia, si tratta di capire, di vedere e poi insomma di cercare col discernimento anche comunitario di fare le scelte più idonee, più giuste e soprattutto spero più evangeliche. Senti Don Paolo, quanto ti dispiace andare via da qui? Beh, non lo posso negare, mi dispiace molto, ci mancherebbe altro. Anche questo c'è un'origine. Noi preti diocesani nasciamo, ed è nel nostro DNA, nella maggior parte di noi, per ridare la vita alla terra che ti ha dato la vita. Ed è una delle caratteristiche, secondo me, del carisma del prete diocesano. Anche se poi ci sono esempi diversi di parroci che magari appunto religiosi, che invece hanno altri tipi di esperienze. E a Roma, io mi sono appunto giocato almeno fino ad ora, almeno i miei tre quarti di vita, e quindi chiaramente insomma lasciare questa città con tutti i suoi problemi e in un momento anche molto, che vedo molto delicato, molto affaticato, sì. Vedo Roma in grande affanno, anche qui voglio dire, sai, una cosa abbastanza ovvia, che la mia famiglia, mia madre, insomma, quindi io è chiaro che non è che posso sparire da Roma, questo è evidente, lo sanno tutti, lo sa pure il nunzio, l'ho detto stamattina al Papa. Ah, e quindi sì, è stato dal Papa? Sì, stamattina ho avuto l'udienza privata con lui, siamo stati quasi un'oretta a parlare, insomma, ovviamente con grande cordialità, gli ho chiesto proprio ma come gli è venuto in mente, Santità, di spedirmi a Siena, cioè, e lui così molto simpaticamente, insomma, mi ha detto che ha visto le problematiche che c'erano, ho visto la terna che mi hanno dato, ho detto no, qui ci deve andare Don Paolo, io, ma vabbè, se lo dice lei io mi fido, mi sono fidato 4 anni fa, quando gli ho ricordato che noi ci siamo incontrati la prima volta nel cortile di Regina Pacis, quindi a Ostia, tutto comincia, quando venne, la prima volta che venne a Ostia, sì, nel 2015, sì, il 3 o il 4 maggio, e dove lei, cioè, mi chiamò, dice, ah sì, tu vieni qua, che mi aveva appena nominato, non ero ancora stato ordinato, e mi raccomandò, e io gliel'ho ricordato stamattina, mi ha raccomandato due cose, ricordati, cioè dunque, l'umiltà e i poveri, perché so che sono suoi, ma l'umiltà, ho detto, è un esercizio che dura tutta la vita, cioè è un allenamento. I poveri, dico, Santità, sfonda una porta aperta, insomma, perché anzi, sono stato qualche volta accusato di essermici dedicato un po' troppo, magari trascurando altre cose, ma io credo che se ti dedichi ai poveri, ti dedichi a Gesù e al Vangelo, quindi non mi sono mai pentito di quello che ho cercato di fare. E lui ovviamente ha riso un po', e poi gli ho consegnato un po', solo il percorso delle parrocchie, è chiaro, c'è uno al mio posto, quindi va da sé che se ne occuperà, insomma, piano piano cercherà di entrare nella dinamica, ma gli ho consegnato alcune, diciamo, altre cose che io avevo inventato, soprattutto un centro per bambini in difficoltà che avevo aperto da poco, e che appunto ho detto, adesso certo avanti ci sono i volontari, però è chiaro che loro sentono un po' la fatica magari di non avere quel punto di riferimento che prima c'era, e anche lì speriamo che proceda, e soprattutto questo percorso con i volontari della strada del venerdì sera, che per avvicinare le prostitute, le ragazze che purtroppo si prostituiscono, anzi che sono prostituite, come dice giustamente qualcuno, e lui ci ha tenuto a dire no, ma questo deve andare, guardi, e infatti incontrerò il padre Lemosiniere, che è il padre Conrad, che appunto trovate, gli ho detto, Papa Francesco, io affido al padre Conrad, sì, affido tutto a lui, dico, lui è come te, voi due siete, dico sì, insomma, ultimamente lui ha fatto delle cose, neanche io ero arrivato a tanto, delle cose strane, dico, ma evidentemente ce n'era particolarmente bisogno, e quindi ovviamente lui, consapevolissimo di tutto questo percorso, soprattutto di tutto un lavoro che ho fatto in questi anni con la Migrantes Diocesana di Roma, e soprattutto per l'accoglienza e l'accompagnamento e l'integrazione, come sai, sì, delle famiglie Rom, sì. Con tutto quello che ne consegue, insomma, con tutto quello che adesso e non solo, insomma, sta venendo fuori in questo senso. Mi fa piacere che la Diocesi di Roma ha, come dire, un po' su questa falsa riga di queste esperienze che ho fatto in questi anni, addirittura il vicario ha
come dire, dato una delega particolare a un altro, a uno degli ausiliari, a Palmieri, per la migrante esemizione e anche per la passione di Roma. E fino ad ora io non avevo avuto nessuna delega, io ho fatto tutto, basta, cioè. Vabbè, questa è la strada che hai dato e quindi i risultati speriamo che sì, diciamo che io così su questo devo dire l'ho un po' iniziata dal nulla e qualcosina è venuto fuori. Adesso quello che mi fa piacere è che diventa una scelta diocesana, certo. Proprio di e questo è importantissimo, questo vuol dire che hai seminato molto bene. Ci ho provato. Tra l'altro stiamo nella sede della Ciurma che dal 2015 si trova in questa scuola pubblica che ha tutto ristrutturato all'interno, insomma. Certo, quindi certo, certo. Il saluto che ti stiamo dando coincide con col tuo percorso anche. Direi di sì, sì. 2015 insomma è stato questo esordio. La Ciurma sì, ho visto che cioè, questo è un grande attenzionamento sulla città di Ostia, pensato come rete di dialogo, di comunicazione, di scambio di non solo di informazioni ma anche di contenuti, che secondo me è veramente, io lo considererei un metodo esemplare, nel senso che potrebbe fare da esempio, riferimento anche per altre realtà. Immaginerei, ma adesso al di là della Ciurma, di Stefano, insomma, potrebbe essere anche chiunque altro, ma se ogni prefettura, ogni zona pastorale avesse proprio una sorta di rete di comunicazione a questo livello, secondo me sarebbe veramente molto 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 importante e molto significativo. La speranza è che entri un po' nella dinamica della vita anche delle parrocchie, perché il problema è quello. Quello che dicevi prima. Quello che dicevo prima, le parrocchie devono assolutamente uscire da questa fatica del sentirsi piccolo mondo a sé, invece della necessità di doversi sentire un popolo che esce da quel piccolo mondo e che cammina verso l'altro e che cammina insieme verso l'unica meta. Adesso immagini un po' così, ma altrimenti non ce la faremo, non ce la faremo. Fra 10 anni si rischierà di implodere, cioè le parrocchie da sole non riusciranno poi a fare i loro percorsi. Insomma. È cambiata la società. Sta cambiando e noi di questo ne dobbiamo prendere atto. Certo. Insomma. Altrimenti c'è da essere un radicamento ancora maggiore con la realtà. Un radicamento con la realtà, ma un rafforzamento, perché per affrontare una realtà sempre più complessa, più sei da solo e meno ce la fai. Certo, certo. Più vivi, lavori e proprio ci devi lavorare sul serio in questa relazione di integrazione, di rafforzamento, proprio di realtà comune, così certo. Come di fatto la Chiesa e più avrai una forza, una voce autorevole, una voce anche importante che possa dire qualcosa di significativo a questo mondo, altrimenti rischieremo, come diceva Benedetto XVI, l'insignificanza come Chiesa, e questo è veramente tragico, sarebbe veramente tutto. Don Paolo, grazie tante come al solito per ci la disponibilità e un bocca al lupo si dice. Perché no? Perché si dica, il lupo o la lupa. O la lupa. Perché anche noi abbiamo la lupa a Siena. A Siena, quindi. Certo. Noi abbiamo la lupa. Dalla lupa di Roma alla lupa di Siena. Sembra che Siena nasca da questo Senio, che sarebbe nella leggenda il figlio di Remo. Ah, pensa, quindi vedi, c'è un filo conduttore. No, c'è un filo, io ci vedo una serie di, non di fili, di ponti, di agganci. C'è Caterina che da Siena viene a Roma, c'è, non so se l'avete notata, a Castel Sant'Angelo, c'è la statua di Santa Caterina che punta il dito su San Pietro. Perché Caterina, che è una donna, l'ho detto anche al Papa stamattina, dico, spero che venga lei magari fra un anno o insomma quando riusciremo a strutturare una riflessione cateriniana che può parlare in maniera unica per la donna nella Chiesa, la donna nella società, ma soprattutto l'Europa, l'Italia, cioè i grandi temi di questo momento, di questa contingenza storica che Caterina aveva già sintetizzato nella sua mente e nella sua spiritualità. Si tratta di tirarla fuori, cioè di rimetterla in gioco, senza fare, come dire, no? Demagogia o populismi. Quindi chi lo sa, chi lo sa. E allora, è sempre un piacere ascoltarti. Grazie mille. Grazie a voi e buon lavoro. Buona continuazione. Grazie. Per il bene di Ostia. Ecco Don Paolo! Buonasera. Un applauso a Don Paolo! Buonasera. Arrivederci, vescovo!
mezza decina di regolo sopra. Questa è carina. Don Paolo, questa è una carina. Facciamo girare.